Ma ora, caro Matteo, c'è un appuntamento che tutta Italia attende e quindi le perle del Mullah. Questa settimana vi propongo due perle, una più seria e una un po' più ironica, diciamo. La prima è che è arrivata l'ufficialità e la serie Netflix sul Tour de France si farà e uscirà a maggio 2023. Sarà realizzata dalla stessa casa di produzione che ha prodotto la serie sulla Formula 1 Drive to Survive, sempre su Netflix, e quindi dovrebbe essere un progetto interessante e a lungo termine per più stagioni. Vi do qualche dettaglio in più: le squadre partecipanti dovrebbero essere 7 World Tour, in particolare EF, Jumbo, Groupama, Ineos, AG Desert e poi come extra l'Alpes in Phoenix. L'unica pecca è che non ci sarà a quanto pare il team Emirates di Pogačar, che è il grande favorito del Tour de France. L'altra perla è una dichiarazione che Søren Kierkegaard del team DSM, che è un corridore che è divenuto molto popolare nella nostra community per aver inanellato una serie dal record di Malus l'anno precedente, che ha dichiarato in un'intervista che quest'anno non vincerà 100 gare. Allora, dato che non vince dal 2 ottobre del 2020, diciamo che noi giocatori di Fantasy ci accontenteremo anche di 95 vittorie. In bocca al lupo.